Noi ti adoriamo, o Gesù, tu pur essendo figlio di Dio, non facesti valere la tua uguaglianza con Dio, ma umiliassi te stesso, facendoti obbediente fino alla morte di croce. E per questo Dio ti ha esaltato e ti ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome, e davanti a te si piega ogni ginocchio, in cielo, in terra, in ogni luogo, e ogni lingua confessa che tu sei il Signore. O Signore, noi ti adoriamo nella tua obbedienza e nella tua umiltà, e per questo proclamiamo il tuo nome, che è al di sopra di ogni altro nome, e pieghiamo le nostre ginocchia e diciamo: tu solo sei il Signore, tu solo sei il Signore, tu solo sei il Signore. O Gesù, parlo io, tu sei diventato Signore sulla croce. Là fosti coronato re, quando ti crocifissero. Come detto, Dio ha cominciato a regnare dalla croce, dal legno. Regnavit a ligno Deus. E dal legno che ha cominciato a regnare. E tu hai detto, quando io sarò innalzato e coronato sulla croce, allora attirerò tutti a me. Gesù, il tuo trono è la croce, è là che sei stato coronato, re del mondo. E noi ci prostriamo davanti a te sulla croce, e ti adoriamo, Signore dell'universo. Tu hai vinto nella croce le potenze del male. La tua croce svetta, tu sulla croce domini il mondo, perché hai vinto la morte. Hai vinto Satana, hai vinto il peccato, tu sei il vittorioso, là sulla croce. O Gesù, che qui nel sacramento dell'altare hai rinnovato il mistero della croce. O Gesù morto e risorto, presente in quest'ostia, noi ti adoriamo e ti proclamiamo re nostro. Ci prostriamo davanti a te e ti diciamo: ogni lingua si piega davanti a te e proclami che tu sei il Signore, a gloria di Dio Padre. Amen. Siete tutti ben disposti davanti a Gesù. C'è Gesù qui davanti a noi. Fratelli e sorelle, pieghiamo le ginocchia davanti a Lui. Lui solo merita di essere adorato, e Lui il Signore. Però per stare davanti a Lui bisogna purificarci dai nostri peccati. Il suo sangue deve scendere su di noi in purificazione dei nostri peccati. Chiediamo al Signore il perdono dei nostri peccati. Diciamo: o Signore, noi ti abbiamo crocifisso, noi ti abbiamo crocifisso, e vogliamo guardare a te, noi che ti abbiamo crocifisso, e che continuiamo a crocifiggerti, nei nostri fratelli, con i nostri peccati. O Gesù, noi ti crocifiggiamo ogni giorno, e qui davanti a te, ci prostriamo. Tu rivivi nei molti fratelli, tu rivivi in chiunque crede in te. Signore, noi abbiamo peccato. Noi abbiamo peccato. E ti chiediamo perdono. E ti chiediamo perdono.
Vogliamo guardare a te. Vogliamo guardare a te. A colui che abbiamo crocifisso. A colui che abbiamo crocifisso. A colui che crocifiggiamo ogni giorno. Perdonaci, oh Signore. Ecco dal Salmo 32, leggiamo. Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto, confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Per questo ti prego ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza. E Signore risponde, ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire. Non siate come il cavallo e come il mulo privi di intelligenza, si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano. Gioite nel Signore ed esultate, giusti, giubilate, voi tutti retti di cuore. Grazie, Signore, per questa parola. O Signore, noi ti adoriamo qui presente. Tu hai mostrato la guancia a coloro che ti schiaffeggiavano, con agnello mansueto, venivi portata al macello, però per tutti noi tu hai patito, hai portato il peso dei nostri peccati. Ma il Padre ti ha dato una ricca discendenza, e sono questi discendenti che cantano la tua gloria. Signore, noi che siamo stati guariti per le tue piaghe, noi che siamo stati esaltati fino ai cieli, perché tu ci hai portati fino ai cieli con te dopo averci perdonati. Signore, noi ti adoriamo qui prostrati per terra e ti diciamo tu solo sei il Signore, tu solo sei l'Altissimo. Allora, gloria, onore e benedizione a te. Tu ci hai detto un'altra parola. Tu con gli umili sei umile, ma con gli arroganti sei severo. Tu ci hai detto che gli arroganti sono trattati come animali, con le briglie e con i morsi. Appunto perché siano sottomessi a te. Signore, dacci discernimento, fa che noi trattiamo i nostri fratelli con grande amore. Quelli che si umiliano, li trattiamo con grande amore. Quelli che fanno come i cavalli bizzarri, oh Signore, che mettiamo morsi a briglia, perché si umiliano davanti a te e riconoscono che tu solo sei il Signore. Davanti a te si deve piegare ogni ginocchio, tutti i ginocchi della terra debbono piegarsi davanti a te e riconoscere che tu solo sei il Signore. Signore, usa tutti i mezzi, perché tutti ti riconoscono Signore, e fa che noi usiamo tutti i mezzi, perché tutti piegano davanti a te il ginocchio e ti proclamano che tu solo sei il Signore, l'unico Signore. Oh Gesù, siamo qui davanti a te questa sera, questa mattina, e ti vogliamo pregare insieme con tutti quelli che ti adorano in tutto il mondo in questo momento. Ma ti vogliamo pregare per quelli che non ti adorano. In questo momento, Signore, noi vogliamo essere un cuor solo, un'anima sola. Signore, ti presento tutti quelli che sono venuti dalla loro casa,
tutti quelli che hanno lasciato le loro famiglie. Ti presento tutti quelli che sono venuti da lontano, hanno lasciato il loro paese, le loro città, e sono qui per adorarti. Sono qui per chiedere grazia. Signore, non lasciarle a mani vuote, ma fa che essi si presentino a te portando doni al tuo altare, cioè i doni dei loro peccati, della loro sofferenza, della loro richiesta. Tu hai detto non presentarti davanti al Signore a mani vuote. O Signore, noi ci presentiamo davanti a te con i nostri peccati, con le nostre infermità, ma con il nostro amore, con la nostra devozione, con la nostra umiliazione, con i nostri sacrifici sofferti per te. Sono questi i doni che ti offriamo, Signore. Cambia la nostra sorte. Signore, ti chiediamo consolazione questa mattina, ti chiediamo guarigione questa mattina, ti chiediamo liberazione questa mattina per i nostri fratelli, ma per noi ti chiediamo umiliazioni davanti a te, perché è nell'umiliazione che noi ci congiungiamo a te e diventiamo grandi in te. Lode e gloria a te, o Signore. Signore, ci suggerisce a conclusione di questa preghiera di leggere un testo della lettera di Paolo ai Romani. Fratelli, non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Non c'è nessuna condanna per noi, perché in Cristo Gesù il peccato nostro è stato sconfitto, è stato distrutto. Però questo comporta per noi di vivere non più sotto il dominio della carne, ma sotto il dominio dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in noi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ecco l'ammonimento che ci viene dal Signore. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, se qualcuno non vive nello Spirito Santo e non produce i frutti dello Spirito, non appartiene a Cristo. L'appartenenza a Cristo non è dettata dal battesimo, ma è dettata dallo Spirito che riceviamo nel battesimo. Se è presente in noi ed opera, siamo di Lui. Se non è presente in noi e non opera, non siamo di Lui. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono i figli di Dio. I figli di Dio sono quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, nella mente, coi pensieri, nei sentimenti, col cuore, nella santità della vita, nel corpo. Quelli sono i veri figli di Dio, gli altri non gli appartengono. E voi non avete ricevuto uno spirito di schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare così alla sua gloria. Fratelli e sorelle, la partecipazione alle sofferenze di Cristo è il segno che siamo di Lui,
Chi non partecipa alle sofferenze di Cristo non dà il segno dell'appartenenza a Lui e non può sperare di essere partecipe della sua gloria. Pertanto, come Paolo, diciamo: io mi glorio nelle sofferenze che porto nel mio corpo. Questo non ci vieta di chiedere che il Signore ci guarisca dalle nostre infermità, però ricordiamoci del valore enorme della sofferenza, che è il marchio di appartenenza a Cristo. Chi non ha sofferenze non porta il sigillo di Cristo, ma chi ha la sofferenza porta il sigillo di Cristo. Portiamolo con fierezza, questo sigillo, ma chiediamo al Signore che ci renda possibile il cammino dietro di Lui, che allevi le nostre sofferenze, che gradisca il nostro sacrificio. Legittimamente preghiamo gli uni per gli altri, perché il Signore nella prova ci sostenga e perché, gradendo la nostra prova, ci trovi eletti in Lui per la gloria. O Signore Gesù, siamo qui. Noi siamo fieri di portare la Tua sofferenza, il Tuo marchio, il Tuo sigillo. Ma Ti preghiamo, Signore Gesù, gli uni per gli altri, perché Tu allevi le sofferenze. Ti preghiamo gli uni per gli altri, perché Tu ci liberi dal marchio del maligno, che è la malattia. Signore Gesù, Ti offriamo tutte le malattie in questo momento. Te li consegniamo tutti, o Signore, le malattie del corpo, le malattie della carne, e così le malattie dello spirito, le malattie dell'anima. Te li presentiamo tutti, o Signore, perché tutte le nostre malattie siano assorbite in Te, che sei la resurrezione e la vita. E Ti preghiamo di camminare con Te nelle tribolazioni di questo mondo senza più tentennare. Ti chiediamo di camminare con Te verso la Patria Celeste. O Gesù, Ti accettiamo come sei qui in mezzo a noi. Accettaci, o Gesù, come noi siamo, e fa che, adorandoti questa mattina, la Tua luce scenda su di noi, la Tua grazia scenda su di noi, e guariti nello Spirito in Te, possiamo cantare le Tue lodi. Amen. E allora, fratelli e sorelle, adesso, finita questa prima parte, se c'è qualcuno che voglia ringraziare il Signore per qualche dono ricevuto, per qualche parola che ha colpito il suo cuore, per qualche grazia avuta dal Signore, facciamo volentieri questa testimonianza per la gloria di Lui e per cementare la nostra fede in Lui. È il momento di rendere testimonianza. Chi vuole ringraziare il Signore, questo è il momento. Ecco, questa è una sorellina che ha pregato in questa comunità. Una sua parente ha avuto, sua figlia, ha avuto un intervento al cuore. Con le preghiere di questa comunità è stata guarita. E qui è un cuore in argento che porta. Ed è la figlia di questa persona. Bene, quella mamma porta il cuore, che è stato il cuore che grazie, è Gesù, segno di una guarigione operata da Gesù al cuore della figlia. Era un'operazione difficile, ma il Signore ha operato e la figlia è salva. Grazie, Signore Gesù, grazie. Grazie, Signore. Intanto annunziamo un'altra guarigione al cuore, alla valvola mitralica di una persona, di una donna.
e annunciamo ancora che le coronarie di un uomo vengono visitate dal Signore e da un grande sollievo oggi, come se il Signore lo rinnovasse. Signore, a proposito di tumore, il Signore tocca la gola tumorata di una persona. Il Signore tocca anche l'enfisema polmonare di un'altra persona. In entrambi i casi il Signore avvia un processo di guarigione. Signore, tocca il pancreas di una persona dove c'è una cista, e ringraziamo il Signore perché il Signore sta operando. Poi c'è una persona che ha una cista all'occhio e il nervo ottico è un po' intaccato. Il Signore tocca questo occhio sinistro di questa donna e la cista scompare, piccolissima cista, e il nervo ottico si mette a posto. Occhio sinistro di una persona, di una donna. Se la persona è presente, alzi la mano. Si tratta di una piccola cista all'occhio sinistro di una donna che è proprio poggiata sul nervo ottico. A proposito di maternità, c'è questa parola: esulta tu che non partorisci, partorirai. Il Signore ti concede questa notte di rimanere incinta. Un polmone sta guarendo, qui dice, di tumore. Il Signore fa sentire a questa persona un grande peso che adesso a poco svanisce e sente una grande leggerezza. Si tratta di una persona che ha il polmone offeso e sotto cura. Ma in questo momento sento una grande leggerezza al polmone che si sta curando. E il Signore che innesta un processo di rapida guarigione. Si tratta di una persona con un male al polmone. Il Signore tocca una rotola. La persona che ha un po' di acqua alla rotola, il Signore tocca e guarisce. Signore, tocco la scapola destra di una persona. La persona che sentiva grande dolore alla scapola destra, proprio in questo momento non sente più niente. Se la persona è presente, alzi la mano. Grazie, Signore Gesù. Un dolore a coccige di due persone, dolore al coccige. Signore, tocca, in questo momento non sentono più niente. Se le persone vogliono identificarsi, possono identificarsi. E ce n'è un'altra. Grazie, Signore Gesù. Ringraziamo, Signore, di tutte queste guarigioni che stai operando. Ce ne sono altre, o Signore, che tu stai facendo in questo momento, perché è una giornata buona per noi. Ti preghiamo però, Signore, di aumentare la nostra fede. Aumentare la nostra fede, perché è attraverso la fede che la preghiera si fa più intensa e tu guarisci le persone che gridano a te.
Vorrei dirvi che ci sono diverse persone che hanno cisti in questo momento. C'è una ciste alla mammella, una ciste in una donna, e una ciste ascellare, e una ciste vulvare. Tutte e tre il Signore tocca e si guarisce. Dalla sala viene questo messaggio che il Signore sta toccando l'osso del rachide sinistro e tutta la gamba, così sento un beneficio e viene corretta nei suoi movimenti. Ringraziamo anche di questo il Signore. Benediciamo il Signore di tutte le altre guarigioni, man mano che il Signore dovesse ancora manifestare queste guarigioni, non le diremo, ma anche tante guarigioni non annunciate vengono operate ugualmente, perché il Signore è qui questa mattina. Intanto cominciamo a leggere le suppliche al Signore. Signore, ti preghiamo per alcune categorie di persone. Innanzitutto diciamo che il Signore sta mandando un angelo al cinico a svegliare una donna che è intubata e i medici l'hanno spacciata, ma il Signore la sveglia proprio oggi. E allora il Signore fa un appello a persone che hanno il vizio del fumo, che nuoce loro. Ora, ci sono persone che finora non hanno un grave danno dal fumo, anche queste sono invitate a liberarsi, ma ci sono alcune persone che hanno danno dal fumo. Il medico ha detto di non fumare e perseverano ancora nel fumo. Il Signore li invita a deporre subito le loro sigarette e il loro accendino qui davanti all'altare, perché Dio li vuole salvare e fisicamente e spiritualmente. Poi c'è una persona che ha ancora dei tarocchi a casa, carte di tarocchi. Questa persona è invitata a disfarsi dei tarocchi e a smetterla una buona volta. Poi ci sono due persone che hanno il vizio del gioco, uno dei cavalli e uno delle carte, e si stanno rovinando, e allora il Signore invita a liberarsi dalle carte e a non fare più scommesse così in questo gioco ippico, perché si stanno rovinando. Queste persone sono invitate ad ascoltare oggi la voce del Signore. Ancora, ci sono due persone che hanno nel portafoglio una protezione, se ne liberano, non sono protezione, ma sono aggeggi o talismani o sacchetti che procurano male, per cui sono pregate queste persone di liberarsi, una dal sacchetto rosso, dato il sacchetto vigio e l'altro dai talismani, sia di pergamena, sia anche un talismano in metallo. Per cui io aspetto qui al tavolo, talismano in pergamena, talismano in metallo, un sacchetto grigio e un sacchetto rosso. E adesso, fratelli e sorelle, invochiamo il Signore su di tutti, benediciamo il Signore di quello che ha fatto. Il Signore sblocca la digestione di una persona, sblocca un blocco intestinale e favorisce la digestione di tre persone. Il Signore poi sta toccando il colon offeso di una persona,
ma ci sono tante altre piccole operazioni che sta facendo il Signore. Benediciamolo e portiamolo adesso in processione. Se qui mi dice Nini che ha delle, sì, sì, ha delle parole di conoscenza. C'è un artroso alla colonna vertebrale, il colon, questo è stato annunziato, il fuoco di Sant'Antonio e poi quello delle ginocchia è stato annunciato. Comunque resta da annunciare il fuoco di Sant'Antonio alle spalle di una persona. Signore, tocca e guarisce. Adesso ci mettiamo tutta in piedi e invochiamo la Madonna, la Madre nostra. Tutto quello che è stato operato questa mattina è stato per intercessione di Maria, nostra Madre. E adesso, mentre ringraziamo Maria, imploriamo ancora la sua materna intercessione. Io sono il Dio della vita, dice il Signore. Tu, donna, hai pensato di toglierti la vita. Sono io che ti dico vivi, perché io sono con te. Non temere. A due donne il Signore dice, tu vuoi abortire. Non macchiarti di questo orrendo delitto. Tutta la tua vita sarebbe compromessa. Porta avanti la tua gravidanza. Io sono il Signore della vita e salverò il tuo bambino. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il tuo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. La sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto il Dio nei suoi angeli.